Nicolacioni, undicesimo congresso di Radicali Italiani qui all'Hotel Ergife. Siamo alla seconda giornata e siamo in compagnia di Antonio Gerardo D'Enrico, che è appunto l'autore di un libro, un giornalista, scrittore, è un libro che si chiama Segnale di distensione, Marco Pannella si racconta e ci commuove, per editori edizioni a Nord-Est. Questa qui è la copertina, se riusciamo a fare uno zoometto. Allora, siamo con l'autore e che ci illustra un pochino qual è la, in qualche modo la forma, l'espediente letterario che ha usato per raccontarci un po' Pannella e che riguarda però diciamo il recente Pannella, le battaglie più recenti. Sì, tieni tu il microfono, va bene. Sì, grazie per questa opportunità, grazie a voi, a Liberi TV, perché siete dei ragazzi che vi ho conosciuto di prima, quindi molto, molto liberi e molto pieni di iniziative, quindi questo è sincero questo augurio. Grazie. Questo ringraziamento, grazie a voi. Per quanto riguarda il libro, anche qua nasce da un incontro mio con Marco Pannella, attraverso mio fratello che lavora nel carcere, commissario, comandante del carcere di D'Ancona. Quindi, siccome Marco frequenta molto spesso il carcere, è interessante questo discorso della frequentazione delle carceri. Pannella dice che le carceri sono il luogo di grande saggezza, dove appunto i popoli si incontrano, e questo è un paradosso, no? Il carcere è un luogo di in realtà di inibizione delle libertà, diventa addirittura nell'ideale pannelliano diventa luogo di saggezza, di incontro. Infatti è così, perché il carcere è un luogo di culture diverse che devono convivere, culture molto spesso molto dure, essendo molti criminali anche lì dentro, quindi mafiosi, marocchini, spacciatori, cioè di delinquenti accertati. Quindi devono trovare un modo per stare insieme, cioè, quindi non più io sono il prepotente e tu no, ma siamo tutti prepotenti che stiamo in un certo modo. E questo è interessante, perché vuol dire che l'uomo trova un modo per stare insieme, e pensa un po' che è il carcere che permette questo. Poi il carcere rappresenta una serie di difficoltà, soprattutto per chi ci lavora, dice Marco Pannella, perché in realtà è visto come colui che costringe, ma è costretto da un ambiente già circoscritto, che è costretto anche questo ambiente, cioè piccolo, e l'aria è quella che è, l'aria è di un'ora, no? L'aria di un carcere. E quindi parte dal carcere anche il nostro incontro. Il carcere forse è la dimensione da cui bisogna partire per una nuova umanità. Perché il carcere è anche un po' quello che è fuori dal carcere, anche le nostre vite sono un carcere le convenzioni a cui siamo sottoposti, sono un carcere le convenzioni a cui sottoponiamo gli altri per i nostri ruoli. Io insegno, tra l'altro, quindi i miei ragazzi mi vedono come l'insegnante, colui che li costringe alla conoscenza, alla cultura, all'impegno. In realtà è la vita che li costringe. Io ho un bel rapporto con i miei ragazzi, ci parlo molto spesso, sono anche riferimento molto spesso, loro lo sono per me, c'è un bel confronto. Ed è quindi noi viviamo in questa costrizione, siamo un po' come questi microorganismi che si mutuano tra di loro, no? Mutuano l'alimento, il nutrimento. Esatto, in simbiosi, oppure si entra in contrasto, no? Quindi c'è la lotta per la vita. È un po' Pannella, cioè parlare con Pannella è parlare di queste cose qua, cioè carcere, vita, che è tutto nello stesso contenitore che è questa umanità che non smette mai di trovare un modo per continuare questo. Possiamo dire anche che non smette mai di subirci. Esatto, infatti per continuare questa strana avventura che è il mondo, dove ognuno ha teorizzato l'origine, dove ognuno ha teorizzato la fine, ma dove ognuno sa poco di qual è l'origine e qual è la fine. Qualcuno pensa che sia l'origine in Adamo ed Eva, qualcuno nella scimmia. Io ho delle mie idee a proposito, però io ho scritto un libro dove metto solo la forma, i contenuti li ha messi Marco Pannella, il pensiero di Marco Pannella, e anche in questo realizzo un giochino, no? Un giochino stilistico che appunto è estetico più che etico, cioè mentre la politica si occupa di etica, io mi occupo di estetica, nel senso che in questo modo do forma, cioè
continuità in Castro, diventa contenuto anche questo nella filosofia, no? Aristotele stesso parla di forma che è sostanza, quindi do continuità a forma a qualcosa che ha già un contenuto, che è quello pannelliano che tutti conosciamo, anche se in questo libro appunto parlo delle recenti convinzioni, non parto dal Pannella, sì ci sono riferimenti perché poi ritorna, però parto con anche delle proiezioni sul futuro, su questa realtà, cioè dal presente che si porta verso il futuro, quindi la realtà attuale, l'economia, il fiscal compact, cioè delle cose assurde dove ecco, i giovani dovranno fare i conti non in quanto persone ma in quanto futuri esseri viventi, microorganismi che dovranno confrontarsi per un po' darwiniano. Infatti entra anche nel libro, entra un po' i riferimenti al naturalismo, no? Pasteur molto spesso, ma Pannella ne cita Pasteur come colui che individua nel vuoto, nell'assenza, le forme di vita microbiche che non si vedono ma che hanno forma, che hanno. E quindi è stato veramente un bel confronto giocato su questi paradossi che hanno reso abbastanza bene. Poi, ecco, poi io invece venivo già da una forma di scrittura letteraria, quindi narrativa vera e propria, e quindi ho giocato anche su questa scrittura, scrittura appunto di un romanzo, di un incontro, descrivo un incontro con la forma del romanzo realista, realistico. Ma materialmente come si sono svolti? Ci sono stati degli incontri a casa sua, andavi, lo ascoltavi? No, andavo al partito a Roma, in Piazza Argentina a Roma, nel suo studio, alla presenza di Maria Antonietta Farina Coscioni e Gabriele Di Battista, che sono quelli che condividono lo studio con Marco Pannella, quindi andavo lì ogni 15 giorni più o meno, questo è durato per 4 volte, 2 mesi appunto, maggio, Pasqua, fino a giugno, aprile, maggio, giugno, questi 3 incontri qua, e sì, gli argomenti li guardavo io, li guardavo nel senso che li pensavo, li scrivevo, poi li guardavo e li sceglievo tra quelli che. Quindi non c'era nulla di concordato, e questo Marco Pannella è molto abituato, lui potrebbe parlare di tutto con competenza, con cognizione, e quindi lui stava a questo confronto. Stava nel senso che veniva sollecitato da questo confronto molto spesso, e ad esempio è stato interessante che poi l'ho visto che diceva questo, che io dicevo appunto, lui essendo possiamo anche dire un seguace, un discepolo di Benedetto Croce, no? Perché lui parte un po' da quei Salvemini, Croce, e allora io dicevo, cioè io di Croce sono molto interessato, ho letto tanto di Croce, e quindi però ero convinto che fosse di napoletano, lui trascorre la sua vita a Napoli, invece di Pescasseroli, ma che io non avevo dato, ma che è abruzzese, e quindi è andato fuori dall'abruzzese, napoletano, abruzzese, che poi ha portato un po' al discorso, cioè lui ha esteso appunto l'abruzzese napoletano, non è altro che il regno delle due Sicilie, dove l'Abruzzo rappresenta la punta estrema, e quindi l'abruzzese napoletano è comunque una commistione che lo riguarda anche lui stesso, quindi diventa un po' così. Perfetto Antonio, senti, tu sei qui presente con un banchetto, abbiamo qualche minuto ancora, ti sei fatto un'idea un pochino, non so se tu avessi già avuto contatto col mondo radicale di questo mondo, ci sono un dibattito in corso, cosa pensi di questo dibattito? Io infatti mi sono iscritto anche a un intervento, però lo farò domani, devo farlo stasera, devo farlo domani. Sì, volevo proprio chiarire anche questa mia presenza, no? Perché molto spesso parlavo anche con delle persone che sono incuriosite della mia presenza, non tanto dallo scrittore, ma dal fatto che abbia scritto qualcosa sui radicali senza avermi riconosciuto come radicale. Quindi diceva, come mai si trova qua in mezzo questa persona così? Allora io dico, infatti volevo proprio chiarire e far capire il perché di tutto questo, perché io penso che proprio scrivere, vivere, parlare, incontrarsi è proprio degli uomini. E quindi, e penso come
al di là dei microbi, penso che gli uomini abbiano una cosa che nessun altro ha, hanno l'intelligenza, perché è vera questa cosa dei livelli intellettivi, della zone, scusate, animalesca che diceva Aristotele, e dell'elevazione dell'uomo che arriva alla metafisica, no? al pensiero eccelso e così via. Allora io penso che qui dentro ci sto come una persona generosa di umanità, e quindi penso che e ritengo, ecco perché sono stato sempre radicale pur non avendo praticato l'ambiente radicale, perché penso che sia questa la generosità di sentimenti che poi molto spesso che cos'è che viene a mancare, però lo vedo anche qua, manca il riconoscimento delle stesse cose nell'altro, e quindi diventiamo un po', ma questo è il mondo che si dà così, diventiamo un po' tante piccole tessere un po' slegate che vivono per conto loro. Peccato, perché bisogna, ecco, forse, ma bisogna riprendere questa qualcosa che ci unisce di nuovo, che ci attacca e ci fa sentire la stessa cosa. Infatti il sottotitolo poi è quello che è, ma prima doveva essere l'ideale comune di un libertario, comune come condivisione, da cui poi il discorso di Pannella di oggi, di comunicazione, e quindi è importante ritrovare il senso comune che ci fa riconoscere come persone. Perfetto, allora ringraziamo Antonio Gerardo Delrico, ricordiamo Segnale di distensione, Marco Pannella si racconta e ci commuove, edizioni a Nord-Est, questa qui è la copertina, lo ringraziamo, gli diamo appuntamento su liberi.tv per queste e le altre interviste. Grazie ancora. Grazie.